Invece ecco, società come voi che lanciano tanti giovani al professionismo, questa riforma dello sport, quindi una vostra opinione sul vincolo sportivo e i premi di preparazione che sappiamo che è cambiato un po' tutto. Partiamo dal presidente Ivan D'Adamo. Ma io penso che ci dobbiamo un attimo, ecco, fermare e parlare di questa cosa, perché Eccoci, assolutamente. sicuramente è stata fatta magari in maniera molto veloce, senza neanche prendere in considerazione o senza neanche ascoltare magari la società. Ma io penso che in questo momento questa legge o questo vincolo o questa cosa non va soltanto a inferire sulle società dilettantistiche, ma anche a livello professionistico. Vedo diciamo, ecco, un. Abbiamo portato un'esasperazione, secondo me, esagerata e ormai i ragazzi passano da ogni anno a cambiare società, ogni anno a farsi la guerra per prendersi i giocatori. Forse c'è un'esasperazione proprio pure su questo, Eppure diciamolo. il premio di preparazione, comunque società come voi, era un'entrata importante perché consideriamo 28 giocatori dati dal professionismo, una volta c'era un tipo di discorso, ora è diverso. Diciamo che poi quello che tante volte non si capisce è le società come noi, perlomeno io, fare quattro allenamenti a settimana significa qualcosa in più di gas, acqua e luce, significa tecnici che vengono quattro volte, non vengono tre volte, noi facciamo anche palestra, quindi diamo un altro servizio ai ragazzi. Cioè, sono tante cose che comunque mettiamo a disposizione per i ragazzi e tante volte fai dei conti, no? Sono Giustamente, investimenti sono poi da parte della investimenti, società, certo. giustamente. E poi diciamo, devi sempre diciamo, mantenere quei rapporti con le società professionisti e cercare di in qualche modo di andare avanti, però non è, sicuramente non è una legge che mette a favore, secondo me, società dilettantistica. Marco Salomone, un tuo pensiero ecco, su questa riforma dello sport, vincolo sportivo, premi di preparazione, perché insomma, è cambiato tanto, quindi società come voi che veramente... Una volta, insomma, era diverso, quindi un tuo pensiero. No, sicuramente va in qualche modo ripristinata un po' quello che erano i rapporti precedenti, comunque va incentivato quello che è poi il settore giovanile, quindi il settore giovanile soprattutto dilettantistico, che spesso e volentieri, ecco, ci sono, come diceva giustamente il Presidente, ci sono investimenti importanti. Quindi andrebbe in qualche modo regolato. Perché poi parliamo sempre dell'obiettivo principale nostro, no? Formare i nostri ragazzi e cercare di mandarli a fare uno step in più al professionismo. Quindi sicuramente bisogna rivedere un po' la cosa. Eh sì, no, è ovvio perché ad oggi insomma, la situazione è... Poi soprattutto proprio la gestione e l'inquadratura di tanti, il segretario, non è chiara ancora per una società, Noi ad ancora non oggi c'è molta chiarezza. facciamo fatica perché tante volte adesso ci sono dei premi, no? Soprattutto sul biennale, sugli apprendistati, Sì. e a volte chiami per delle citazioni, per sapere per qualcosa e chi ti dovrebbe dare una risposta Non lo sa neanche non la sa lei, neanche è loro. quello il E qui problema, è quello. passato quasi più di un anno da questa legge, quindi sicuramente c'è un attimo di capire un attimo come poter sistemare questa cosa.